Dopo anni di contrasto al potere politico-affaristico mafioso da parte di esponenti dell'istituzione, della società civile, spesso in solitudine, quel 23 maggio, quella terribile esplosione ha fatto cadere ogni alibi, ha tolto la maschera a istituzioni e società civile per troppo tempo colluse. Mafia, questo sistema di potere, governava negli anni 80 la nostra città, aveva il volto delle istituzioni e combattere contro la mafia significava essere eversivi rispetto all'ordine costituito, con ramificazioni che erano al tempo stesso affaristiche, politiche, economiche, financo religiose. Oggi ricordare il 23 di maggio è ricordare l'impegno e il sacrificio di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo, degli agenti di scorta, ma è anche fare memoria, chiedersi, interrogarsi, inquietarsi perché non accada più che quel sistema di potere politico-affaristico mafioso abbia ancora una volta o torni ad avere il volto delle istituzioni, l'impegno di repressione da una parte, di promozione culturale dall'altra, sicuramente hanno fatto fare grandi cambiamenti alla nostra città e all'intero paese. Ma non bisogna abbassare la guardia. Oggi più che mai, ogni giorno è 23 maggio. La mafia impesta il nostro paese da almeno 2 secoli, però per tantissimo tempo non esisteva, nel senso che personaggi molto autorevoli negavano che ci fosse. Facciamo un esempio fra i tanti possibili. Tito Parlatore, procuratore generale presso la Corte di Cassazione, 1965. Si sta celebrando il processo per l'assassinio di un sindacalista siciliano, Salvatore Carnevale. Questo alto magistrato in aula dice: gli imputati non sono mafiosi, ma portatori di una mentalità mafiosa. La mafia è materia per conferenze, non per la Corte di Cassazione. Le cose cambiano nel 1982, quando nel codice penale viene inserito l'articolo 416 bis. Finalmente la mafia è vietata e punita. Questo strumento di lavoro è utilizzato alla grande da Falcone e Borsellino e dagli altri componenti del pool antimafia del Tribunale di Palermo. Il pool crea un vero e proprio capolavoro, il maxi processo. Per la prima volta nella storia italiana, mafiosi anche di rango vengono processati nel rispetto di tutte le regole e condannati a pene severe, giuste ma severe. Queste pene saranno confermate in Cassazione, definitivamente, e ripeto, è la prima volta nella storia italiana. La dimostrazione nei fatti è che la mafia non è invincibile, basta organizzarsi per volerlo e lavorare bene. Però la mafia, questo affronto, questa ferita profonda, condanne definitive, mai successo prima, non se le può tenere, deve reagire e reagisce a suo modo con ferocia, con le stragi. Le stragi del 1992, la sentenza della Cassazione del gennaio 92, prima a maggio Falcone, poi a luglio Borsellino, uccisi perché con le stragi la mafia voleva realizzare una vendetta postuma contro il loro lavoro vincente e perché sperava di seppellire definitivamente nel sangue quel metodo di lavoro vincente. Allora, il debito che noi abbiamo nei confronti di Falcone e Borsellino è questo: sono morti per noi, per difendere la nostra democrazia e impedire che fosse trasformata in un narcostato, in uno stato mafia, capace di travolgere tutte le nostre libertà, tutti i nostri diritti.